Innanzitutto Kozak, è dura fare un dottorato a doppio luogo, bellissimo dottorato, Kozak, Nadalia, Noah, Ersoma, Mazal Tov alle benotte mitzvah, ai genitori, alle famiglie, a tutti quanti. Faccio un dottorato su una domanda che mi è stata fatta ieri, no, l'altro ieri sera. C'è un uso che è questo, durante il Kiddush di Shabbat, c'è l'uso di guardare i lumi, i lumi che vengono accesi per lo Shabbat. C'è questo uso di guardare i lumi durante il Kiddush. Mi è stato chiesto perché. Questo uso è riportato in realtà nel Talmud e poi ne faccio uno sviluppo successivo. Comunque, il motivo è questo. I Hamim dicono che c'è un'azione, un tipo di azione, che può togliere un po' della vista alle persone. L'azione che toglie un po' di vista, una certa quantità di vista, è quella che viene chiamata psiagasa. Cos'è la psiagassà? È un passo troppo lungo. Quando si fa un passo troppo lungo, quando si corre, può togliere un po' di vista. Questa vista, secondo Chachamim, può essere recuperata, quel po' di vista che si è perso, può essere recuperata guardando i lumi dello Shabbat. Bene, è una cosa ovviamente da capire. Che cosa vuol dire perdere un po' di vista? Non credo che il Talmud parli di problemi medici e quindi di cosa ci vuole insegnare. Il maestro contemporaneo, che è Rav Mordechai Miller, dice questo. Cosa vuol dire perdere un po' di vista? Cosa vuol dire perdere vista? Perdere vista potrebbe voler dire questo, potrebbe voler dire perdere visione, perdere visuale. Non avere una vista giusta, non vedere le cose in maniera giusta. Che cos'è il passo troppo lungo? Il passo troppo lungo è quello che facciamo quando siamo molto presi dalle cose che stiamo facendo, quando non riusciamo a fermarci, quando non riusciamo a fermarci a pensare. Quindi facciamo dei passi troppo lunghi, perché? Perché siamo talmente presi dalle preoccupazioni quotidiane che continuiamo a fare passi troppo lunghi. I passi troppo lunghi rappresenterebbero questo: non riusciamo ad avere una visione chiara della nostra vita, non riusciamo a sapere che cos'è importante e cosa lo è meno. Non riusciamo a stabilire le cose più importanti e quelle meno importanti. Come possiamo recuperare visione? In che modo riusciamo a recuperare la vista giusta? In che modo riusciamo a vedere le cose in maniera giusta? Guardando i lumi dello Shabbat. Guardando i lumi dello Shabbat noi recuperiamo un modo di vedere la vita, una visione della vita diversa. Non riusciamo a vedere la vita in maniera diversa. Questo è lo Shabbat. Lo Shabbat ci dà un'altra visione della vita. Ci dice cosa è importante, ci dà un'altra scala di priorità. Bene, perché cito questa interpretazione del Hamid? Questa cosa si poteva dire in altri modi. Credo che non sia casuale che Hamid dicono che recuperare la visione giusta, che la visione giusta si recupera con i lumi dello Shabbat. I lumi dello Shabbat sono mitzvah fondamentale, la mitzvah stabilita dei Chachamim, ma come tutti sapete è una mitzvah della donna e soprattutto la mitzvah della donna, in realtà la mitzvah è per tutti, tutti abbiamo il dovere di accendere il lume dello Shabbat, però come tutti sapete la mitzvah è una mitzvah della donna, la mitzvah tipica, è tipica mitzvah della donna. Ma forse quello che ci vogliono comunicare i Chachamim è questo, che per recuperare la visione giusta, la visione ebraica giusta, forse è il caso di rivolgersi alle donne. In molti casi le donne riescono ad avere una visione diversa rispetto agli uomini, riescono a avere le priorità giuste. Non lo sto inventando sul momento per il Bat Mitzvah, ma è una cosa che dicono i Chachamim. I Chachamim dicono che grazie alle donne giuste i nostri fratelli sono stati liberati dall'Egitto. Le donne riescono a mantenere la barra al centro, riescono ad avere la visione delle cose più importanti di quelle meno importanti e quindi guardare i lumi accesi dalle donne è un modo di recuperare, un modo giusto di vedere la nostra vita in particolare.
questo è l'augurio che faccio a Dario e a Noa, di essere questo, di seguire, di essere, di continuare a seguire la tradizione delle donne di Israele, che sono state fondamentali per darci un punto di vista corretto verso la nostra vita. Mazel tov.